Amici di Safe Drive Motorsport, ben ritrovati, torniamo a parlare di rally nel nostro studio e lo facciamo in particolare con i neo campioni italiani junior, ovviamente di questa specialità perciò parliamo di Peugeot Italia Motorsport e in particolare di Giuseppe Testa, il pilota che ha vinto quest'anno il titolo italiano junior. Complimenti Giuseppe, bentornato. Grazie, buonasera a tutti. E poi ovviamente, eh, veramente dovevate stare invertiti, perché di solito sei a destra nell'abitacolo Daniele Mangiarotti, navigatore e copilota ovviamente dell'equipaggio vincente. Complimenti anche a te, Daniele. Grazie mille, buonasera a tutti. E poi, per quanto riguarda invece Peugeot Italia, responsabile comunicazione, Carlo Leoni. Bentornato, Carlo. Grazie, buonasera a tutti, ciao. Allora. Giuseppe, è stata una, beh, una soddisfazione enorme, insomma, no? così giovani riuscire a centrare un risultato così importante in una stagione che è stata bella tirata, possiamo dirlo, no? fino, fino all'ultimo. Pollare è stato un avversario ben più che degno, direi, ha spinto fino, fino alla fine. Eh, Ci eravamo visti in studio poco prima no? che terminasse il campionato, eh, un campionato che andava, andava gestito, andava ancora combattuto. Come hai vissuto un po' questo, questo gran finale? Ma è stato sicuramente non, non facile perché comunque c'era tanta tensione, però l'ultima gara è stata molto... l'abbiamo studiata bene sia che Daniele, ci abbiamo lavorato, poi le condizioni non erano facili. Il tempo ha fatto un bello, un bello, bello due scherzo, valli, un bello, un bello scherzo del tempo che ha piovuto e c'era molta terra, era, molto, era facilissimo sbagliare. Poi è una bella stagione, secondo me, me l'ho fatta con. Interpretata con intelligenza, senza mai prenderci rischi eccessivi e poi che dire, grazie a Peugeot che ci ha dato questa grandissima possibilità. Daniele, eh, sulle parole di Giuseppe mi incuriosisco perché mi viene da dire come si prepara, come si studia bene una gara dove eravate partiti con un vantaggio in classifica che era frutto ovviamente dei risultati delle gare precedenti, ma che come ricordava Giuseppe è diventata una gara. Beh, già molto impignativa, così come è storicamente il Due Valli, e appunto con questo asfalto molto, molto sporco e quindi insidioso, come ricordava appunto Giuseppe. Eh, non è facile, eh, devi stare molto tranquillo a mio avviso. Noi siamo stati durante la settimana precedente alla gara molto concentrati, tranquilli, senza pensare a quello che doveva essere, quindi abbiamo pensato sempre a fare le note giuste, a stare attenti a. Le pietre, i piccoli tagli che c'erano, tutto quello che poteva dar fastidio durante la gara, perché è l'unico modo per non buttare via poi un campionato e guardare tutto, anche il minimo guardrail che viene fuori in una curva e di cui magari non te ne accorgi durante le certo. ricognizioni. E poi. La verità è che noi tutto l'anno in macchina parliamo dall'inizio della partenza alla fine. Come poi... la radiocronaca, sì, praticamente. sì, facciamo una telecronaca della gara sempre, ci confrontiamo tanto e devo dire che poi durante il due valli che è stato particolarmente difficile, come diceva Giuseppe, siamo stati molto molto attenti, ci siamo aiutati entrambi in ogni prova, in ogni trasferimento sempre, quindi non è stato facile, però siamo stati, penso Giuseppe, molto bravo. io. Ho avuto pazienza, dai. <ride> con lui o in generale? No, no, con lui, con lui, con lui. No, ma a parte gli scherzi. Ormai è andata proprio bene. Cioè, sono ancora contento adesso. Eh beh, sì, giustamente, su so, questo grande risultato, Carlo... Eh... Beh Insomma per voi è importantissimo, lo sappiamo quanto, quanto investite ma soprattutto quanto credete in, in questo progetto realmente eh, creato all'interno di Peugeot Motorsport Italia, continua a dare i suoi frutti direi ma soprattutto a far maturare i piloti mi sembra che anche questo sia un aspetto da sottolineare. Ma era questa in fondo la grande sfida che ci ha spinto tre anni fa a lanciarci nel campionato junior per creare veramente una potenziale filiera che partendo da, dai trofei possa passare poi a uno step un po' più impegnativo come un campionato junior da ufficiali, quindi con tutte le pressioni di, una, di, una, di un campionato che sei quasi obbligato a vincere, oltre che la, la possibilità di far lavorare dei giovani all'interno di una grande squadra fare un po' quel piccolo step da, da pilota appassionato a semi-professionista, e poi perché no magari dargli la possibilità in qualche occasione di, di fare il passaggio superiore andare sulla 208 R5 comunque su una macchina di categoria superiore ah, quindi stai che... promettendo una 208 no, R5? no assolutamente no però ecco ragazzi uh, sembrava però lì, eh. mi, per un attimo insomma, ce l'avete creduto siamo, siamo curiosi in realtà di, di, di vederli all'opera adesso poi magari non voglio anticipare niente correranno al Monte Rally Show con la 208 R16 certo, potrebbe... Ne parliamo, è sicuramente chiaro. un passaggio importante. Quest'anno rispetto all'anno scorso non c'è stata la possibilità a causa del, innanzitutto di un campionato junior molto combattuto ma anche molto articolato perché erano 7 su gare certo. su 8 complessive del campionato italiano assoluto, non c'è stata la possibilità di fare l'upgrade come è successo l'anno precedente con il Tassone con la 208 T16 che ha fatto le ultime gare da ufficiale col 4 ruotometrici. Quello che mi sento di dire a, a chiusura di quello che hanno detto loro e che hai detto anche tu è che loro, in tutto questo grande progetto, hanno dimostrato una cosa che non, che non era scontata: grande, grande maturità. Grande maturità vuol dire, come dicevano loro, saper affrontare col giusto approccio le gare, sapendo quando si poteva rischiare e quando invece era meglio essere conservative. Mi ricordo di Giuseppe quando magari eravamo un po' in difficoltà, diceva adesso faccio la prova, la vinco e portiamo a casa la gara e la prova la faceva, la fatta e la vinta, quindi è molto importante, segno che nell'essere conservativi c'era anche la volontà, comunque la, il, il pensiero di poter andare oltre e se è il caso provare qualche rischio in più per, per portarsi a casa la vittoria, quindi questa maturità da un lato e professionalità e performance perché senza questa poi il campionato non lo vinci, per quanto puoi fare tattiche, essere riflessivo e attento, devi avere comunque una grande velocità e loro non hanno avuto... Eh sì, alla fine prima o poi ci vuole. Giuseppe, un'altra un curiosità, perché è dall'inizio della stagione no, che sento sempre dire, e questo è confermato dai fatti, dai risultati, questa tua capacità no, di gestire e poi improvvisamente di ritrovare la velocità tanta quando è necessario. Eh, io penso che anche a livello psicologico, mentale, comunque ci vuole tanta, tanta freddezza anche nel saper gestire questo tipo di, di situazione e riuscire a avere. Non dico questo on-off perché è un po' troppo, effettivamente, perché off nei rally non puoi essere mai, e lo so, me lo dico da solo e va bene. Però sicuramente direi che hai una capacità effettivamente che è molto, molto particolare e che nei rally sicuro è fondamentale. Ma sicuramente di solito noi le prime, le prime prove di ogni gara le affrontiamo capendo un attimo la strada, le difficoltà che forse possiamo trovare partendo più indietro rispetto ai primi e il secondo giro al limite, no al limite cercare di, di aumentare il ritmo e arrivare al nostro, al nostro massimo. diciamo. La cosa che abbiamo fatto sempre bene è Daniele che nelle ripetizioni delle prove anche quando eravamo in difficoltà ci siamo dati la carica e ha attaccato. Conoscendoti Giuseppe mi viene da pensare che stai tu pensando, fai, faccio e non dico non farlo, mi viene meglio. È, è, è meglio è più farlo e non <ride> spiegarlo forse. E eh, lo, so, eh, lo so, lo capisco effettivamente, però insomma è, è un meccanismo davvero, davvero straordinario secondo me, Lenin, perché alla fine eh, si parla di, eh, di rally, di motorsport ad altissimo livello naturalmente e questa capacità sicuramente è anche abbastanza rara, devo dire la verità. La difficoltà più grande è trovare lo stimolo, anche quando le cose come diceva lui non vanno bene, di attaccare, perché comunque... Ha detto una cosa giustissima al primo passaggio con i passaggi obbligatori nelle ricognizioni. Entrare in prove che non si è mai visto a certi ritmi ci deve essere un buon lavoro di note e tutto il resto. Ripassare, magari essere indietro di alcuni secondi e ribaltare completamente la classifica, come è successo in alcune prove, ci vuole tanta fiducia e tanta capacità. Sicuramente. Lui ha, detto uno, un, ha fatto un discorso molto giusto, è più bravo a farlo che a spiegarlo, ma non saprei spiegartelo bene anch'io. So che nel momento stesso in cui usciamo dal parco assistenza ci siamo capiti, poi in macchina quando inizia la parte del semaforo cambia tutto, ma ce ne rendiamo conto già dalle, dalle prime due note che è un altro ritmo ed è forse la nostra, non lo so, parte migliore è saperla ribaltare così potrebbe non succedere sempre, ecco, bisognerebbe ah, lavorare anche su quello. Però va bene, vabbè caro, però mi sembrano che finché funziona, funziona sempre. assolutamente d'accordo. È, è un buon viatico. Ascoltami, ti faccio una domanda che in realtà penso abbastanza scontata, comunque il progetto Team Junior ovviamente continua, eh, direi che su questo state continuando appunto ad investire, come dicevamo all'inizio di, di, di questa puntata, e su quello si, si continuerà a lavorare. Sì, la volontà è creare una filiera, quindi... Stante quelle che sono le regole attuali, vogliamo, vogliamo assolutamente continuare. Non abbiamo grossa visibilità a come sarà il campionato dell'anno dell prossimo, eh, se permarrà il limite di età del, degli Under 25, quali saranno le regole, i punteggi. Eh, cerchiamo di capire, eh, sicuramente eh, dobbiamo trovare altri giovani, altri giovani che siano come, come Giuseppe e Daniele, che siano quindi. Capaci di, di correre bene, ma di correre con intelligenza, perché comunque rappresenta, chi, chi corre nel campionato junior con peggiore rappresenta prima di tutto il marchio, è un nostro brand ambassador. Quindi la volontà sicuramente c'è, adesso ci prendiamo questi mesi invernali di riflessione come è successo l'anno scorso. Che, poi Giuseppe ci siamo sentiti credo a inizio febbraio, non, non prima per, per parlare del campionato. È sicuramente anche un ragionamento che dobbiamo fare con i nostri sponsor, trovare il budget per correre. Vogliamo farlo, Se lo faremo sicuramente al meglio della, delle condizioni della vettura e delle condizioni del contorno. Eh, Carlo, invece un appuntamento molto più ravvicinato è quello di Monza, Monza Rally Show. Monza è un appuntamento importante in generale nel panorama del motorsport italiano perché innanzitutto è una gara... Qualcuno strocce il narzo che è una gara show, in realtà è una gara in cui tutti vogliono vincere, però è una gara nella quale c'è la grande opportunità di correre davanti a un pubblico, un pubblico attento, un pubblico caloroso e di mettersi in mostra. Quindi è una grande vetrina per noi come casa e sicuramente anche per tutti i piloti presenti rappresenta non l'ultima gara della stagione, la penultima perché poi faremo le gare del Motor Show con Paolo Andreucci, ma è veramente forse la gara di casa, quella che Peugeot avendo sede a Milano ritiene la, la gara di casa. È la conclusione, sarà anche l'occasione per, per festeggiare i due giovani piloti perché correranno con la, la nostra vettura. Saranno tre le vetture Peugeot al via, ovviamente la, la vettura di, di Paolo e Anna la loro vettura e poi i nostri giovani trofeisti, il premio finale del trofeo era la partecipazione da ufficiali al Monza Rally Show, le accoglieremo per loro, con noi, sarà per loro la grande occasione, la grande vetrina per, per dimostrare quello che, hanno fatto nel, che quello che hanno fatto nel corso del campionato, possa trovare giusto riscontro nell'autodromo nell di Monza, per loro è più sicuramente un punto di arrivo, per loro deve essere necessariamente un punto di partenza con una vettura a quattro ruote motrici. Eh sì, eh sì Giuseppe, allora eh, detto che, come ricordava Carlo, è sicuramente una gara sui generis, naturalmente che nulla a che vedere, insomma, no? Quella tipica tradizione proprio dei, dei rally italiani, ma non solo, però è un grandissimo evento e poi soprattutto mettiamo le mani su questa, su questa Turbo 16. Sì, mettiamo le mani poi in pista... Non è come su, su strada, però per prenderci convivenza secondo me è più facile perché tu riesci a capire un po' meglio le dinamiche della vettura. Poi Monza, ci sono stato due anni fa da spettatore e secondo me di esserci da pilota <ride> cazzo, ha cazzo. un effetto molto <ride> diverso. <ride> è un bel cambiamento come pilota su una Peugeot 208 T16 R5 ufficiale, tra l'altro se posso aggiungere direi che non è cosa da poco. Eh. Sicuramente sarà un'esperienza bellissima e speriamo, come ha detto Carlo, che sia il punto di partenza. Daniele, note meno serrate a Monza? Eh? rispetto al solito. Sì, no, un po' più di tranquillità. <ride> tu te la puoi godere un po' di più. No, sì, no, vai, posso portare le persone sugli spalti e tutto quanto. A me devi guardare più gli specchietti che più non arrivino in realtà. No, perché... no, se arriva Paolo bisogna farlo passare <ride> le frecce. No, ci sono gli ordini di scuderia. No, così. no. no, vabbè, ve no vedete dai. voi, ragazzi, uccidete voi. Questo, non ci credo. Voi. <ride> vedete voi. Vedete <ride> voi. Vedete voi. È tra il minaccioso e o il fai così o il fai così comunque, eh, più o meno. È come in Formula 1, quello che decide il capo si fa. Io non si discute vabbè però almeno voi non siete la terza macchina almeno sul Peugeot Competition avranno un piccolo vantaggio questi sì, ragazzi sì penso proprio di sì okay, sono no, meritato questo vantaggio peraltro ecco va bene va bene no però dicevamo scherzi, scherzi a parte è vero bisogna a volte stare attenti anche negli specchietti soprattutto nelle prove, nelle prove più lunghe le prove GP che dove ci sono in pista ovviamente tante auto anche molto veloci anche per categorie differenti sì il bello, il bello di Monza è anche un po' questa bagarre che ci sarà nella Grand Prix e... Tutto, tutto il cinema di contorno a Monza, il fatto di essere nella pista più, più veloce in Europa forse, cioè, sicuramente ci sarà tanta emozione, per di più sulla T16, quindi vediamo un po' come, come sarà, sicuramente cioè, ci sarà da divertirsi, mi auguro di mettere le frecce al momento giusto per far passare. Le quattro frecce proprio. Sì, sì, anche il domanda tirato. vabbè, bravo, abbiamo... bravo Giuseppe, bravo. È contento. No, vabbè Carlo, Però mi stai diludendo oggi, devo dire, no? questa antiportella. Non me l'aspettavo proprio da te. Noi invece siamo in chiusura per quanto riguarda Safe Drive Motorsport. Quindi vado a ringraziare ancora una volta per essere stati con noi, Giuseppe Testa, campione italiano junior 2016, Peso Italia Motorsport. Ancora tanti complimenti, Giuseppe. Grazie, ciao a tutti. Copilota Daniele Mangiarotti, complimenti anche a te, Daniele. Grazie ancora, grazie a tutti. E poi naturalmente grazie ancora una volta per essere stato con noi a Carlo Leoni, responsabile di comunicazione di Peugeot Italia. Grazie a te, buonasera a tutti. E ci ritroveremo sicuramente presto, invece l'appuntamento per noi adesso, come sempre, come tutte le settimane, è con la rubrica Racing Time.